Ciao Patrizio, ben arrivato! Cesira, detta Cesi, guida socioculturale storica mantovana. Qui siamo davanti a Palazzo Te, che è un gioiello assoluto, una cosa meravigliosa. Allora, il merito di Palazzo Te è di due coetanei, nascono tutti e due più o meno nel 1500, due compagni di merende che si ritrovano molto bene assieme, due buontemponi, ed erano Giulio Romano da una parte e Federico II Gonzaga dall'altra. Com'è che si sono incontrati? Si sono incontrati a Roma. Federico II Gonzaga viene mandato in ostaggio a Roma in cambio della prigionia del papà. Il papà era stato imprigionato. Storico, tutta una serie di intrallazzi pazzeschi. Nel senso che i Gonzaga facevano la guerra con uno, tradivano quell'altro, per cui li imprigionavano. Allora, in questo caso, la mamma di Federico è la famosa Isabella d'Este. Regina del Rinascimento, di grande cultura, abile e diplomatica. Bravissima. Riesce a patteggiare. Diciamo una PR antelittera, solo che allora era un po' più complicato. Quindi, allora, lei manda il figlio a Roma come ostaggio dal Papa. Federico Gonzaga, tornato a Mantova, chiama Giulio Romano e si fa costruire qui, a due passi dalla città, su quella che una volta era un'isola tra le paludi, un palazzo un po' pazzo. Palazzo dei dolci inganni, già inganni il nostro occhio. La vista, vedete, ripresa così ad angolo, ci fa sembrare più grande il palazzo. Già da allora l'effimero, l'apparenza, modernissima questo concetto qua. Cesi, scusa, perché dici che questo è un'architettura da matti? A me sembra tutto a modino, tutto un bel palazzo. Cosa c'è di strano qua? Ti dirò che Giulio Romano era il miglior allievo di Raffaello e quindi lui aveva studiato il mondo antico, la perfezione oramai si era raggiunta ad altissimi livelli. Lui fa il passo oltre la classicità, intesa come intoccabile metro di misura più morale che non reale. Diventa un modernissimo. Colonne finte, timpani spaccati che non reggono nulla, bugnati simbolici, tutta apparenza. È stupendo questo linguaggio che lui usa per farci sembrare questo palazzo ancora più bello, lui che arriva da Roma. Ricordati. Ma perché tutto questo? Cioè perché? Per stupire, per stupire. Per divertire il suo principe che vuole un palazzo di rappresentanza, dove venire così un po' a pranzo o alla sera a desinare o un po' a fare una passeggiata. Dai, dillo, no, ma la Cesena è una persona seria, ma bisogna, quella la so anch'io, perché lui aveva piazzato qui la sua amante, come si chiamava? A lui piacevano tanto le donne, ma la sua preferita si chiamava Isabella Boschetti. Isabella Boschetti, detta la? La Boschetta. La Boschetta. La conosce all'età di 16 anni, questa ragazza sarà il suo grande amore, anche se lui aveva firmato già per procura un matrimonio con Maria Paleologo e non ne vuole sapere di già Paleologo, non puoi mettere perché porti in dote la Boschetta con la paleologa, cioè voglio dire, è già omen nomen, anzi in questo caso woman. Questo è l'ingresso ufficiale della villa, del palazzo, e si chiama Loggia delle Muse. Loggia delle Muse, il biglietto da visita di Gonzaga. Perché? Perché Gonzaga, che diciamo, no, insomma, la nobiltà se la sono conquistata con gli intrighi e con le lotte, volevano dimostrare che erano una famiglia bene e che erano molto colti, quindi qui le muse, le citazioni letterarie. È il capolaureato di Virgilio, che nutre la città di Mantova, rappresentata da questa figura femminile. Cesi ci vede tutte queste cose, io ci vedo una signora che prende il fresco, che rappresenta Mantova, ha messo in fresco un'anguria e se la mangerà. Però invece pare che sia il capolaureato di Virgilio. Forse era un altro dei giochi di questi matti qua. Entriamo pure. Allora, questa è la sala dei cavalli. La sala, l'unica ad essere chiamata sala, l'ambiente più grande di tutto il palazzo, qui si ascoltava musica e si poteva anche ballare. Facevano le feste, facevano i balletti e tutto quanto, ma fondamentalmente quei soldatacci, che non erano altro, guarda, hanno fatto una specie di omaggio ai loro cavalli.
loro combattevano e il cavallo era un'arma da guerra fondamentale, e i Gonzaga erano grandi allevatori di cavalli, addirittura hanno selezionato delle razze. Erano il loro fiore all'occhiello, tutto il mondo, che era poi l'Europa, ci invidiava. Sì. Tra l'altro il tuo Giulio Romano qua mi sa che inventa la fiction, cioè qui sembra tutto vero e invece è tutto finto. Invece tutto finto. Guarda là cos'è? È un finto bronzo con le fatiche di Ercole, qui l'architettura lui la dipinge, vedi queste lesene binate, scanalate, capitelli di ordine corinzio, nasce la scuola dell'inganno dell'occhio, guarda come sono belli questi marmi, sembrano veri come sembrano veri i cavalli appoggiati davanti a queste finestre. Il tutto perché sembri vero che i Gonzaga sono dei grandi nobili, vabbè, lasciamo stare. Ecco, allora Cesi, fammi capire, le grandi passioni di Federico II. Qui ha sviluppato la grande passione dei cavalli. I cavalli, il lavoro. E qua che grande passione avrà celebrato? Fammi indovinare. La sala di amore e psiche. L'amore sicuramente, vedi, nel registro che gira tutti intorno c'è scritto il motivo per cui è stato costruito Palazzo Te. Federico II Gonzaga, quinto marchese di Mantova, capitano generale delle Repubbliche Fiorentine del Papa, per l'onesto occio, quindi si viene qui per mangiare, sì, fare una passeggiata, sì, per allora pranzare. Lui l'ha detto in latino, per insomma. L'amore. Allora, guarda, lui cos'è? Dov'è? Lui si raffigura là con la sua fidanzata. Quella là è la Boschetti, giusto? È la Boschetti, sì. Ecco, la scena là, Master, voglio dire, dove c'è Giove che si trasforma Master in serpente per sedurre chi pure? Olimpiade. Per sedurre Olimpiade, ma Filippo il Macedone, marito di Olimpiade, vede la scena, viene accecato dal fulmine di Giove. Così la come il marito dell'Isabella Boschetti vede la scena, sa della tresca e viene ammazzato. Guarda, era quasi meglio che non me lo raccontavi, perché almeno senza il retroscena appare tutta la bellezza. Sono degli affreschi meravigliosi. Oh, eccola qua, mi ci hai portato. Eh sì, Sala dei giganti. Sala dei giganti. Non c'era il teatro, ricordati, non c'erano gli effetti speciali, questa è la prima opera. Li hanno inventati qua. Di scenografia al mondo siamo nel 1530. Poi anche l'acustica è particolare, giusto? Non ci sono angoli e spigoli, il soffitto è fatto come se fosse un panettone, la volta di un forno, un intercapedine che gira tutto intorno, che fa andare il suono in diagonale. Quindi hanno inventato un'acustica particolare, in pratica il Dolby Surround, qui quando parli tutto rimbomba, tutto si insegue. Lo spettatore che entra si sente coinvolto in questo crollo, ha l'impressione che pezzi di roccia, pezzi di trabeazione gli cadono addosso, dopodiché segue il sorriso di chi ha capito che tutto questo franare è finto, non può far male. Ho capito, hanno inventato anche il 3D. E intanto che c'erano, hanno fatto anche un piacere a Carlo V. Giove, assalito dai giganti, rappresenta l'imperatore, minacciato dalla nobiltà e dal Papa. Celebrando e ospitando Carlo V con questa bella sviolinata, il Gonzaga fa carriera. Dei disegnini, peraltro meravigliosi, qualche escort, un tradimentino, cose del genere, diventa duca. Questa è la modernità del Cinquecento. Sì. No, bei tempi. Qui siamo finalmente nel giardino segreto di Palazzo Te. Diciamo la verità, perché si fa un giardino segreto qui Federico II? Allora, questo giardino qua, ho letto dei pettegolesi storici, in realtà se l'è fatto per stare ancora più per i cavoli suoi, perché l'amante la lasciava là, qui ci veniva lui da solo a esprimere la sua filosofia di vita. Secondo me lui veniva qui, guarda, questo qua raffigura Bacco, e si prendeva delle gran balle di vino. Dai, e stava con gli amici maschi. Il solito materialone. Vabbè, sì, noi mantovani siamo così, Federico non ce la racconta mica. E qui, Cesi, siamo nel giardino.
il famoso giardino segreto. A testimonianza che qui c'era un po' il suo Sancta Sanctorum. Guarda, ha fatto fare un monumento praticamente, no? Alla sua cagnolina preferita, Oriana, morta di parto. Ecco, qui diamo una mano a due muratrici, ma molto delicate. Letizia e Giovanna stanno lavorando per il distretto culturale Le Regge dei Gonzaga. State restaurando? Sì, stiamo restaurando, un restauro conservativo degli stucchi e degli affreschi nel giardino. Veramente state dando dell'intonaco qua? Sì, stiamo ripristinando l'intonaco nella parte bassa dove mancava, con una miscela di calci idrauliche, calci naturali e delle polveri di marmo colorate. Ma oltre a stabilire questo intonaco, cosa sarà fatto? Verranno restaurate sia la camera grande che il camerino degli uccelli, sia gli intonaci che i pavimenti e tutti gli apparati decorativi. Certo che era un bel tipo allora sto Federico II Gonzaga, Allora, ha fatto finta di fare il grande guerriero, poi in realtà ha combattuto pochissimo, giusto? Pochissimo, una battaglia solo. Ha fatto un po' di intralazzi politici, ha tradito Tizio con Caio e con Sempronio, eccetera, eccetera. Si è goduto la vita, ci ha avuto questo grande amore, tante donne, tanti figli, eccetera, eccetera. E sai chi sposa? Chi sposa? Margherita Paleologo. Si sposerà solo 31 anni perché porta in dote il Monferrato. Ma poi sposa un paleontologo, dai, ma che tristezza. No, scusa, fermo un attimo, perché, no, ma voglio dire, qui, sì, ma nella finzione della finzione, io in realtà dovevo far finta di non vederli perché sono i fantasmi di Federico e della Boschetti. Ma invece va bene così, nel senso che usciamo allora, lei è Caterina e lui è Gabriele e fate parte di un gruppo che si chiama Invito a Corte, giusto? Sì. Invito a Corte è un modo per animare i nostri monumenti con delle figure filologicamente corrette che danno un senso così di presenza viva. Avete presente gli americani che fanno le cose finte? Tutt'altra roba. Questo vestito qua è vero, è stato rifatto proprio andando a vedere filologicamente i ritratti, i quadri, eccetera, eccetera. Cesi, qui tu avevi giusto un'illustrazione, guarda, Tiziano Vecellio, ritratto di Federico II Gonzaga. Allora, ecco, praticamente, Federico tu sei uguale, però qui nel ritratto lui ha... La bellissima cagnolina. Poi Tiziano Vecellio, Federico II e la sua cagnolina Oriana, ci assomiglio, era bianca e cicciona anche lei.